Salve a tutti e ben ritrovati nella sezione MDM Car. Adesso vi faremo vedere una decina di auto storiche Lancia, poi parleremo con il vicepresidente del club Lancia Boxer Italia e in più abbiamo, vi faccio vedere, una super sportiva per anticipare quello che ci sarà il 1° dicembre a Napoli, Mergellina, Palazzo Cappuccini, a Watches and Wine, Porsche, Ferrari e Lamborghini. Questa qui è meravigliosa. Stiamo firmando gli attestati da di partecipazione delle auto storiche. Capite che questo ci ha portato un esemplare di Lancia Flavia, prima serie di Leopoldo del 1965, ottimamente restaurato, anche in termini di una Lancia, bellissimo anche di scopo, insomma fatto un lavoro dedicato. Grazie. Ricordo le caratteristiche personali, insomma, se aumento qualcosa. Non è neppure una cosa molto legata per il ricordo di infanzia che viene da questo modello, perché tra le tante auto che avevo fatto, questa era quella che mi aveva lasciato il segno nella metà degli anni 80, lui l'aveva posseduta nel 85, io l'ho cercata per anni e l'ho riacquistata, ovviamente non la stessa, nel 2012. Dopo un lungo restauro, insomma una vettura conservata, l'ho rimessa in strada e devo dire che il tanto impegno che ho profuso per rimetterla in strada mi è ritornato almeno triplicato, nel senso che è stata una vettura che mi ha dato grandi soddisfazioni sia in fase di omologazione Asia, per un lavoro che veniva conservato, sia in quanto è diventata una, non volendo, una diva del cinema. Infatti la mia vettura è stata richiesta dalla produzione del film Race for Glory, che è un film che è stato presentato quest'anno ad aprile in tutte le sale cinematografiche internazionali e che ripercuote il grande duello che c'è stato nel campionato mondiale del 1983, quindi l'eterna lotta tra le quattro ruote motrici e le due motrici posteriori. La Lancia quell'anno conquistando numerosi successi sui campi di gara con la Lancia 037 e la vettura personale del responsabile tecnico di squadra Cesare Fiorio, chi non lo conosce, era proprio quella della Lancia. In Italia ne siamo pochissimi, cercavamo una gamma metallizzata e da Torino siamo venuti a chiamare per questa gamma. Ho avuto veramente il privilegio e la grande emozione di vederla sul grande schermo che sta. Grazie. Fabrizio? Signor Fabrizio Ferrara. Fabrizio Ferrara purtroppo non ha più le cose. Ah, ok, se lo consigli. Signor Generoso Piccolo. Signor Generoso, che è un mio caro amico di famiglia che quest'anno, quest'oggi ci ha onorati della sua presenza attraverso una vettura che restauravamo personalmente, ci tengo a dirlo. Una Lancia della terza serie, ricordiamo una vettura di media categoria che è caratterizzata insieme alla Fiat 1100 e la Alfa Romeo Giulietta gli anni dopo. Allora, venerdì e sabato si taglia.
L'apertura presidenziale. Ma che bella. Tutta restaurata da lei? Interamente. Bellissimo. Il raduno delle auto boxer Lancia, però poi abbiamo fatto arrivare anche una bella Porsche. Qui abbiamo qualche pezzo un pochettino più datato. Stupendo. Dei carri armati. Meravigliosa. Dopo faremo un'intervista con il vicepresidente. Intanto ammiriamo un pochettino Boxer Lancia Club. E da oggi partiamo anche con un po' di recensioni delle auto storiche, non solo orologi vintage ma anche auto storiche, quindi ci saranno altri video. Stupenda. C'è anche una Porsche. Maria, infatti c'è anche la Porsche. Questo è un piccolo assaggio di quello che poi sarà MDM Cars, dove intervisteremo i proprietari delle auto e faremo vedere nello specifico i modelli di auto.